La gente la chiamava la Madonna Brutta. Una cosa questa da far drizzare i capelli, perché sa di bestemmia collettiva. In realtà la gente, parlando di Madonna Brutta, non aveva la minima intenzione di mancare di rispetto alla Madre di Dio. Diceva il minimo che si potesse dire sulla famosa statua che costituiva la spina nel cuore di Don Camillo. Era una gran statua, alta più di 2 metri. Un arnese pesante come il piombo. Una gran statua di terracotta pitturata con dei colori così vigliacchi da far venire il mal d'occhi. Chi l'aveva modellata doveva essere stato, pace all'anima sua, il più importante farabutto dell'universo. Se l'avesse modellata un poveraccio ignorante di ogni principio di scultura, ma un galantuomo, nessuno avrebbe potuto chiamare brutta quella Madonna. Anche nelle cose artistiche l'ignoranza non significa mai cattiveria, perché l'ignorante ci mette tutta l'anima per fare la statua o il quadro il più bello che può. E nelle cose artistiche conta sempre più l'intenzione che l'abilità tecnica. Ma qui, a modellare la Madonna, era stato evidentemente uno che ci sapeva fare benissimo. Una canaglia che aveva impiegato tutta la sua abilità di scultore per fare una Madonna brutta e c'era riuscito. La prima volta che Don Camillo era entrato nella chiesa, era rimasto profondamente turbato dalla bruttezza di quella immagine e subito aveva deciso di sostituirla con un'altra immagine più degna di rappresentare la Madre di Dio. E ne aveva subito parlato, ma gli avevano risposto che non ci pensasse neppure. Si trattava di una terracotta del 1693 e gli avevano mostrato la data incisa sul basamento. Non importa quando l'abbiamo fatta, è brutta. Brutta sì, ma antica. Antica ma brutta? Ma è roba storica, reverendo. Don Camillo aveva lottato invano per alcuni anni. Se si trattava di roba storica, si sarebbe mandata la statua in museo e la si sarebbe sostituita con un'altra Madonna con una faccia più da cristiano. Alla peggiore avrebbe messo la Madonna brutta in un angolo della sagrestia, sistemando al suo posto nella cappelletta la nuova Madonna. Si trattava semplicemente di trovare i quattrini. Ma quando Don Camillo incominciò il suo giro e spiegò la cosa, tutti lo guardarono sbalorditi. Sostituire la Madonna brutta? Ma la Madonna brutta è una statua storica. Non si può. Come si fa a sostituire una cosa storica? Don Camillo abbandonò la sua impresa, ma la spina gli rimase dentro il cuore e ogni tanto si sfogava con il Cristo dell'altare maggiore. Gesù, perché non mi aiutate? Non vi sentite personalmente offeso vedendo raffigurata così la Madre di Dio? Come potete permettere che la gente chiami la Madre di Dio Madonna brutta? Don Camillo, la vera bellezza non è quella del volto. Tanto è vero che esso poi scompare e diventa terra nella terra. E invece tutto ciò che è veramente bello è eterno e non muore con la carne. La bellezza della Madre di Dio è quella del suo animo, e questa bellezza è intatta e incorruttibile. Perché dovrei offendermi se qualcuno ha plasmato nella creta la statua di una donna dal viso brutto e poi ha messo questa statua sull'altare della Madonna? Chi si inginocchia davanti a quell'altare non rivolge le sue preghiere alla statua di creta, ma alla Madre di Dio che sta nei cieli. Amen. E se ne andava, ma ci soffriva a sentir la gente parlare della Madonna brutta. E la spina gli rimase dentro il cuore e si abituò a quel dolore. Ma il giorno della processione d'agosto, quando tiravano fuori la Madonna brutta dalla cappelletta e la mettevano sulla portantina e a spalle la portavano lungo le strade del paese, il dolore diventava acuto.
Liberati dall'ombra della cappelletta, i tratti del viso della Madonna risaltavano con violenza sotto il sole battente. Brutto! Ma prima ancora che brutto, quello era un viso cattivo. Un viso dalle linee grossolane, occhi imbambolati più che estatici. E il bambinello, in braccio alla Madonna, era un fagotto di stracci, un fagotto dal quale emergeva una faccia deserta da bambolotto. Don Camillo si era rabattato a mimetizzare quella bruttezza, addobbando la statua con veli, con diademi, con collane, ma tutto questo, invece di migliorarla, aveva peggiorato la faccenda e alla fine Don Camillo aveva tolto via ogni addobbo e i colori orrendi coi quali era stata impiastricciata la terracotta erano ritornati a galla, più vigliacchi che mai. La guerra passò anche per le strade dei remoti paesi in riva al grande fiume. Ci furono case distrutte, case saccheggiate, mani ladre e sacrileghe si spinsero anche a profanare gli altari. Bombe piovvero dal cielo, campanili e chiese furono colpiti e Don Camillo non voleva confessarselo perché era una gran brutta cosa, ma in fondo al suo cuore aveva la segreta speranza che qualcosa lo liberasse da questa Madonna brutta. Quando la soldataglia straniera incominciò a girare nei paraggi, Don Camillo andò a raccontare le sue preoccupazioni a chi di ragione. La Madonna brutta è un capolavoro artistico del 1693, una cosa storica. Non sarebbe bene farla trasportare lontano, al sicuro? Gli risposero di stare tranquillo. Artistica, storica, ma brutta, gli spiegarono. La bruttezza era la sua difesa. Dal 1693 ad allora, se non fosse stata così brutta, qualcuno l'avrebbe di certo portata via. E passò la guerra, e passarono altri anni, e alla fine arrivò il momento in cui Don Camillo risentì, più acuta che mai, la puntura della spina. Aveva rimesso a posto la chiesa, aveva pitturato i muri, aveva rifatto con la vernice il marmo finto delle colonne di mattoni e delle balaustre di legno, aveva dorate le lampade e i candelabri degli altari. Adesso, in mezzo a tutta questa sciccheria, in mezzo a tutto questo splendore, la statua della Madonna brutta proprio non ci stava più. Una macchia nera su un fondo bigio si vede e non si vede, ma una macchia nera su un fondo bianco salta su come una sberla su un occhio. Gesù, voi dovete aiutarmi questa volta. Gesù, per rifare la chiesa io ho speso tutto il poco denaro che avevo. Ho speso anche il poco denaro che non avevo e ora sono carico di debiti. Mi sono messo a razione nel mangiare e ho eliminato perfino il mio sigaro toscano. E la mia gioia oggi non è tanto di vedere la chiesa così bella, quanto di aver avuto la forza di far tanti sacrifici. Liberatemi dalla spina che ho nel cuore. Fate che più non si dica che la chiesa di Don Camillo è la chiesa della Madonna brutta. Don Camillo, è dunque destino che io debba ripetere sempre con te lo stesso discorso? Perché vuoi che ancora ti dica quel che mille volte ti ho detto? Che la bellezza vera non è quella del viso e che la bellezza è quella che gli occhi non possono vedere perché è dentro e sfida le ingiurie del tempo e non diventa come l'altra terra nella terra. Don Camillo chinò il capo senza rispondere ed era un gran brutto segno. Si avvicinava il giorno della processione d'agosto e una mattina Don Camillo mandò a chiamare i portatori. Quest'anno il percorso della processione è più lungo perché prima di entrare in paese bisognerà arrivare fino alle case nuove della strada basta. Era un agosto infernale e il pensiero di dover camminare per 2 chilometri su una strada ghiaiata da pochi giorni con quel peso sulle spalle era tale da smontare il primo bullo dell'universo. È pericoloso, le mani sudano, il caldo picchia in testa. È un momento, durante il cambio degli uomini, mandare all'aria tutta la faccenda. Secondo me si potrebbe addobbare per bene il camion piccolo di Rebecci e caricare la Madonna lì sopra. Diventa anche una cosa più fastosa. Non credo che abbiate nulla in contrario.
agli uomini dispiaceva, invece. D'altra parte, però, pensando alla strada e al caldo, il dispiacere diminuiva, e risposero che per loro andava bene. Il re Becci consentì volentieri a dare il cambio in piccolo, e il giorno dopo lo portò nella grande rimessa di Don Camillo, perché Don Camillo non si fidava di nessuno e voleva sistemare e addobbare lui stesso il camioncino. E per tutta la settimana smartellò come un maledetto, ma il sabato sera tutto era perfettamente a posto. Una robusta piattaforma era stata inchiodata sul pianale del camioncino. Con drappi e fiori ogni cosa era stata mascherata e, a dir la verità, tutto l'insieme faceva un figurone maiuscolo. Poi venne la domenica e, al momento giusto, la Madonna Brutta fu portata fuori dalla chiesa e sistemata sulla piattaforma. Con solide corde il piedistallo venne legato al castello di legno e le corde mascherate con dei gran cuscini di fiori. Puoi guidare senza nessuna preoccupazione. Non può venire giù neanche se ti metti a correre a 90, garantisco io. Addobbata e con tutti quei fiori, sembra quasi bella. La processione si avviò verso le case nuove della strada bassa e il camioncino procedeva a passo d'uomo, ma sobbalzava ugualmente per via del ghiaione. E anche perché quella maledetta frizione proprio allora si era messa a funzionare a modo suo. E la macchina era squassata da strattoni che, se Don Camillo non avesse legato come aveva legato il piedistallo della statua alla piattaforma, avrebbero combinato uno scherzo maledetto alla povera Madonna Brutta. Don Camillo, che si era accorto del guaio della frizione e immaginava perciò il pasticcio nel quale doveva trovarsi il re Becci, arrivato alle case nuove, portò una variante del programma. Il camion fatica a camminare adagio sul ghiaione. Adesso noi tagliamo per i campi e in 10 minuti siamo sulla provinciale. Re Becci torna indietro alla sveltina e ci aspetta al ponte. Lì si ricompone la processione e marciamo magnificamente verso il paese perché è tutta strada bella. Il Re Becci tornò indietro con il suo camioncino e con la Madonna Brutta, che poveretta, fece davvero il più scomodo viaggio della sua lunga vita. Al ponte il corteo si ricompose e incominciò la marcia verso il paese. E qui la strada era liscia e tutto procedette bene, anche se per via di quella stramaledetta frizione il camioncino ogni tanto faceva un saltello in avanti, come se avesse preso una pedata nel sedere. Il paese era tutto addobbato, ma dove le cose erano state fatte veramente in gamba era nella strada principale, quella che non finiva mai, quella con i portici da una parte e dall'altra. Qui ogni finestra era piena di fiori e di drappi e la gente buttava fiori da tutte le finestre. Disgraziatamente la strada era pavimentata a ciottoli e il camion, che oltre alla frizione scassata aveva le gomme dure come il ferro, pur andando adagio pareva avesse il ballo del San Vito. Ma la Madonna Brutta pareva saldata al camion e questo, era un merito personale di Don Camillo. A metà della strada dei portici incominciò il pezzo più infame, perché qui l'acciottolato era stato rotto per la fognatura e c'era una zona piena di buche. Ah, passato quella, non c'è più nessun pericolo. La Madonna Brutta, però, non passò la zona pericolosa. Non cadde, perché le corde di Don Camillo funzionavano come se fossero state legate da Sansone. Avvenne un sobbalzo più forte degli altri ed ecco, la statua si sgretolò. Non era di terracotta, era qualcosa di crudo invece, una diavoleria di impasto, di polvere, di mattone, di gesso, calce, oddio sa cosa, e preso l'ultimo dei 2 o 3.000 colpi assassini, si sgretolò e i pezzi caddero per terra e si sbriciolarono. Ma l'urlo che si levò da tutta la gente non fu perché la Madonna Brutta era andata in pezzi. Fu per la Madonna Bella. La gente sbarrò gli occhi e lanciò un urlo perché, caduta in pezzi la Madonna Brutta,
dal mozzicone di piedistallo che era rimasto legato alla piattaforma del camion, emergeva scintillante, come un frutto d'argento liberato dalla ruvida scorza, una meravigliosa Madonna, più piccola dell'altra, ma tutta d'argento. Don Camillo stette a rimirarla sbalordito e poi gli vennero alla mente le parole del Cristo. La vera bellezza non è quella del viso. La vera bellezza è quella che gli occhi non possono vedere perché è dentro e sfida le ingiurie del tempo e non diventa come l'altra terra nella terra. Don Camillo si chinò e raccolse uno dei frantumi della Madonna brutta. Era un pezzetto di faccia, uno di quei due occhi cattivi e imbambolati che egli aveva guardato tante volte con odio. Ti rimetteremo a posto, pezzetto per pezzetto. A costo di impiegarci un anno o 10 anni, ti rimetterò a posto io, povera Madonna brutta, che hai salvato la Madonna d'argento dalla cupidigia di tutti i barbari piovuti da noi da quel giorno del 1600 a ieri. Chi ti plasmò in fretta, ricoprendo con la tua crosta la Madonna d'argento, ti fece brutta e misera, per salvarti dalle mani dei predoni che già forse erano in cammino verso questo paese o verso l'altro, o la città dove tu eri e da dove poi arrivasti qui. Ora ti ricomporremo, pezzo per pezzo, e starai sul tuo altare, al fianco della Madonna d'argento. Io involontariamente ho provocato la tua misera fine, oh Madonna brutta. Qui, Don Camillo, disse la più sfacciata bugia della sua vita. Ma d'altra parte non poteva così, davanti al popolo, spiegare che lui aveva scelto l'itinerario più lungo e sassoso, che era stato lui che aveva gonfiato le gomme fino a scoppiare, che era stato lui a sabotare la frizione e che lui, infine, per aiutare il ghiaione, l'acciottolato e le buche, con un martellino e un punteruolino aveva incominciato a fare nella terracotta della statua qualche buchetto e qualche piccola crepa. Ma poi aveva smesso subito, perché si era accorto che non si trattava di terracotta, ma di una specie di stucco che si sarebbe sgretolato subito. L'avrebbe poi confidato al Cristo dell'altar maggiore, il quale peraltro lo sapeva benissimo, e dalla croce sorrideva.